Dopo 10 anni dalla sua prima versione, che era caratterizzata da una singola vettura e un unico circuito, Assetto Corsa negli anni si è affermato come il punto di riferimento per gli appassionati di simulazione automobilistica. Questa videorecensione però non vuole essere una semplice analisi del prodotto realizzato da Kunos Simulazioni, su cui sono stati fatti già da altri content creators centinaia e centinaia di video in passato, ma un approfondimento su come questo simulatore si è trasformato grazie al mondo del modding e di come sia diventato un simulatore immortale a differenza di tanti altri giochi rivali. Prima però facciamo un passo indietro e torniamo nel 2013, in particolare il 22 febbraio di quell'anno, quando Kunos Simulazioni rilasciò la prima versione di Assetto Corsa. Gli unici contenuti al suo interno erano la Lotus Elise SC ed il tracciato di Magione, affiancati dalla sola modalità a tempo. In quel momento gli sviluppatori avevano da poco completato i lavori sulla versione finale del loro, a suo tempo, ultimo simulatore, ovvero Netcar Pro. Un titolo davvero di nicchia, non molto conosciuto e di cui feci anche un video in passato. Beh, in quel periodo Kunos non aveva minimamente idea del successo che poi Assetto Corsa avrebbe avuto, anche grazie attraverso quella demo primitiva che è stata la base, insomma, le fondamenta di quello che oggi è questo simulatore. Il titolo poi è stato aggiunto su Steam attraverso Early Access dalla fine del 2013 fino alla fine del 2014. In questo lasso di tempo il team pubblicava updates sul simulatore ogni 2 settimane. Io ero tra quelli che ha acquistato e giocato Assetto fin dalla sua prima versione e ricordo ancora la trepida attesa per l'uscita di ogni nuovo update che aggiungeva nuove auto, circuiti e modalità. Già in fase di Early Access, Assetto Corsa ottenne un interessante successo, ma il vero salto in avanti in realtà c'è stato nel momento in cui gli sviluppatori stessi rilasciarono l'SDK per poter aprire le porte del modding su Assetto Corsa, e da quel giorno tutto è cambiato. Ad oggi è possibile reperire centinaia e centinaia di contenuti gratuiti sia per automobili che per tracciati. E se la vostra auto o tracciato preferito non sono stati ancora sviluppati, potete crearli voi se ne avete le competenze, o magari potete farveli fare su richiesta da un modder. Mappe ad esplorazione libera, sound aggiornati per tutte le auto che volete ed anche una modalità carriera che riprende direttamente le caratteristiche di Gran Turismo sono solo la punta dell'iceberg dell'universo del modding di Assetto Corsa. Un universo che ha permesso di tenere anche un comparto grafico aggiornato coi tempi. Ricordiamoci comunque che Kunos Simulazioni non tocca più Assetto Corsa originale da tantissimi anni ormai, Parliamo anche dei miglioramenti sulla fisica stessa delle auto, l'introduzione della notte, della pioggia, della neve e qualunque altra cosa non era stata concepita ed inserita precedentemente su Assetto Corsa originale.
Perché se oggi faccio questo video è per il semplice motivo che a distanza di 10 anni questo simulatore è sempre rimasto al passo coi tempi, grazie agli utenti stessi. Perché mentre gli sviluppatori di Assetto Corsa si concentravano nella pubblicazione del titolo su console e successivamente sulla creazione di Assetto Corsa Competizione, un sim di natura completamente diversa dall'AC originale, ci hanno pensato gli utenti a proseguire il corso di vita del nostro amato assetto per renderlo davvero immortale. Un'immortalità che forse avrà una fine il prossimo anno, nel 2024, con l'uscita di Assetto Corsa 2. Ma ci sarà da vedere un attimo la situazione, perché innanzitutto bisogna capire se tutte le mods create per il primo AC possono essere convertite per il capitolo 2. E se no, prima che gli utenti si spostino in massa su questo nuovo sim, ne passerà di tempo. Altrimenti, se tutti i contenuti di Assetto Corsa 1 possono essere messi anche sul nuovo capitolo, beh, allora possiamo dire che il classico assetto può andare a riposare e rimarrà un grande titolo storico, consigliabile comunque a chi non ha fatto ancora l'upgrade al computer. In ogni caso, se all'assetto corsa senza mod io do comunque un bel 10, aggiornato con tutti i contenuti del caso creati dagli utenti arriva ad 11 su 10, perché è semplicemente il simulatore di auto perfetto e su cui ho speso più di 1000 ore nella mia vita. Cari ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Noi ci vediamo ad un prossimo video ed un saluto dal mondo dei simulatori. Ciao a tutti!